A Caffè 900 tratteremo il settore della cartotecnica. Qui con noi c'è un'azienda che è cresciuta nel tempo fino a toccare la terza generazione. Qui con noi per parlarcene c'è la signora Marina Bolla, buonasera e benvenuta, responsabile del reparto confezione dell'azienda Carton Graf SRL, e la signora Daniela De Paoli, buonasera e benvenuta anche a lei, amministratrice dell'azienda, e infine qui con noi abbiamo il signor Davide Bolla, buonasera e benvenuto, buonasera, responsabile progettazione e produzione dell'azienda. Allora, come ho detto all'inizio, questa azienda ha toccato la terza generazione, quindi ha una bellissima storia alle spalle, ma siccome noi siamo tanto chiacchieroni, io andrei a vedere un attimino come è nata per poi arrivare a come si è trasformata fino ad oggi. Quindi inizierei a parlare della nascita con la signora Daniela De Paoli. Sì, certo. Allora, l'azienda è nata nel 1959, è stata fondata da mio padre, De Paoli Giancarlo. Praticamente lui ha avuto una forte passione per il disegno, tanto che ha studiato all'Istituto Napoleone Agnani di Verona, e la sua passione dal disegno l'ha portato praticamente ad iniziare con le fustelle, che sono le matrici nell'ambito del nostro lavoro, partendo da uno scantinato, molto semplicemente, perché a quei tempi ovviamente non c'erano certo gli strumenti che possiamo avere al giorno d'oggi. E dopodiché è nata praticamente l'azienda cartotecnica De Paoli G, fondata da lui personalmente, dove ha iniziato praticamente ad acquisire una macchina da stampa, quindi ad ampliare quella che era la sua realtà sul territorio veronese. E le sue produzioni inizialmente si limitavano a quello che erano scatole, astucci, cominciando poi ad ampliarsi, seguendo anche il settore scolastico, servendo quindi quello che erano anche i nomi più importanti e prestigiosi del settore in quei periodi. L'azienda si trova a Verona attualmente. E quindi ha avuto una bellissima crescita fino ad oggi. Da una passione si è continuata ad evolvere fino ad arrivare ad oggi. Certo. Però io sono ancora più curiosa e quindi parlerei con la signora Marina Bolla, che giustamente abbiamo parlato di come è nata. Ma come si è evoluta nel tempo, stando al passo con i tempi? Ad oggi Carton Graf è presente sul territorio nazionale, seguiamo tutto il mercato cartotecnico, siamo un'azienda che si struttura su 3.000 metri quadri con circa 25 collaboratori che ci aiutano. Abbiamo al nostro interno tutta la produzione a 360 gradi, quindi a partire dalla progettazione dei prototipi, la stampa, la copiatura, fustellatura e il reparto confezione, che è gestito da me, dove praticamente incolliamo i semi lavorati fino ad assemblarli, portarli all'imballaggio pronti per la spedizione sul punto vendita, perché il nostro mercato richiede sempre più spesso prodotto finito pronto per l'esposizione direttamente. Certo, quindi un'azienda con delle idee ben chiare e oltretutto con un iter lavorativo super chiaro, come appena detto, a 360 gradi seguito dalla A alla Z, senza perdersi neanche un passaggio, cura e precisione e passione. Però lei mi ha iniziato a parlare di prodotti, quindi io mi sposterei dal fratello, dal signor Davide Bolla, andare a parlare del vostro prodotto. Certo, noi ci occupiamo principalmente di pop display, ovvero tutto quello che riguarda materiale cartotecnico viene prodotto da noi in ambito farmaceutico, alimentare, diciamo che spaziamo su tutto quello che è qualsiasi forma o tipologia di espositore, partendo da espositori da terra, da banco, vetrina, potrei fare una lista lunghissima, e soprattutto un settore di cui noi ci occupiamo molto è quello farmaceutico, e quindi i nostri espositori è possibile trovarli in moltissime farmacie, ma anche con una grande presenza su quella che è la grande distribuzione,
il supermercato, quello sotto casa, quello più grande di discount, qualsiasi forma di... Quindi si può dire che avete un target molto ampio di clientela? Sì, diciamo che non abbiamo limiti di settore, nel senso noi spaziamo dal farmaceutico a quello che può essere anche espositori per prodotti di animali oppure anche per vetture, abbiamo fatto anche espositori per quello, alimentare. Insomma, siete un'azienda senza limiti che non vi tirate indietro esatto. davanti a nessuna richiesta. Esatto. E ad oggi come si sono trasformati i mercati dell'azienda? Ad oggi il mercato dell'azienda diciamo che punta tanto su quello che è il materiale espositivo, prevalentemente perché è quello il nostro punto di forza, però ha un occhio verso il futuro che volge a tutte le nuove tecnologie che stanno subentrando all'interno del mercato del lavoro. E soprattutto con un occhio verso quello che è il digitale, sia web o può essere anche social media, sia per promuovere l'azienda ma anche per la ricerca di nuovi clienti o nuovi contatti lavorativi. Certo, immagino. Ma andiamo un attimino a definire bene l'identità di questa azienda con i punti di forza, i pilastri su cui è stata fondata. Ne parlerei con la signora Daniela De Paoli. Le caratteristiche principali che comunque vi fanno emergere dai vostri competitor e vi hanno permesso questa notevole crescita nel tempo. Certo, direi che i punti fondamentali dell'azienda, come abbiamo detto anche all'inizio, è il fatto innanzitutto che sia un'azienda familiare. Un'azienda familiare ovviamente ci permette di avere tutto sotto controllo a 360 gradi, quindi tutto può risultare anche molto più snello sia nelle procedure sia in quello che sono le decisioni importanti. E l'azienda, come ha detto anche Marina, si occupa a 360 gradi di tutta la produzione e quindi questo in ambito nel mercato d'oggi è sempre più esigente e richiede ovviamente flessibilità, quindi avere tutto sotto controllo a livello produttivo, tutti i vari processi, ci permette di essere anche molto flessibili e veloci nelle richieste. Abbiamo ovviamente fortunatamente anche un certo magazzino di materie prime che ci permette di soddisfare esigenze molto rapide e veloci. E l'azienda ovviamente il suo forte è proprio praticamente la struttura stessa di come viene svolto praticamente il lavoro all'interno. Un punto importante sono la sua storia, perché ovviamente 60 anni di attività portano non è da sottovalutare, portano chiaramente all'azienda un auto molto importante e un'esperienza molto forte. E ci tengo a sottolineare che mio padre è ancora presente in azienda comunque. E questo si fa vedere quanto una persona è determinata e ha passione? Assolutamente sì. E credo che in realtà come queste, se non ci sono delle passioni sotto che le muovono, sia molto difficile da poterle realizzare. E se non si trova questa forte passione in un'azienda familiare, non so dove altro trovarla. Sì, ce n'è in tutto la passione, ma dove c'è famiglia si sa che c'è sempre quella marcia in più. Sì, diventa molto forte, è un legame molto forte ovviamente, che ci permette... Ma questo legame forte, queste caratteristiche principali di cui abbiamo appena parlato, so che hanno fatto raggiungere dei successi all'azienda, anche dei riconoscimenti. Sì. Certamente, l'azienda ha avuto un riconoscimento ufficiale, questo è successo praticamente nel 2009, in quanto forte chiaramente quindi dei suoi anni di storia, ha ricevuto un premio dal ministro Sacconi in quanto azienda associata all'API da più di 30 anni praticamente, e in un ambito di una serata che si è svolta a Villa 40 a Verona sono state premiate alcune aziende veronesi d'eccellenza, tra cui la nostra, del quale ovviamente ne andiamo molto fieri. Beh, congratulazioni. Certo, è grazie. Sempre bello comunque quando il proprio lavoro, la propria passione, la propria determinazione viene riconosciuta. Certo, assolutamente sì. Poi penso che comunque i riconoscimenti importanti dell'azienda sono prima di tutto i nostri clienti che ci seguono da tanti anni, certo. Quindi questo ovviamente è un riconoscimento molto importante. E poi la passione che ci muove ad andare avanti e quindi fa in modo che ci permetta di proseguire in un futuro che ci auguriamo roseo. Beh, a proposito di futuro, brava, ne parlerei con il signor Davide. Allora, tutta questa chiacchierata, chiamiamola così, tra di noi, c'è stato questo forte ponte tra passato e presente, legato appunto dalla passione, dalla famiglia, dalla curiosità e dalla voglia di crescere. Ma allunghiamo questo ponte da passato a presente a futuro per l'azienda. Cosa vi aspettate? Allora, dal futuro dell'azienda ovviamente ci si aspetta
ovviamente che l'azienda rimanga in piedi per quello che è, ma che anche possa espandere quello che è il suo mercato attuale, ovvero passare, non solo ovviamente mantenendo tutto il mercato di espositore, produzione di materiale pubblicitario, ampliando anche quello che è l'attuale regime di clienti, ma soprattutto un grande occhio verso quello che è il futuro a livello di tecnologie, di iniziare a portarsi sul digitale, non escludendo anche magari l'inserimento di un reparto proprio dedito alla comunicazione pubblicitaria a livello di produzione grafica o di materiale pubblicitario che può essere sotto qualsiasi aspetto, toccando varie forme. Senza tirarci indietro, anche perché il tempo va avanti e se non lo segui purtroppo. Certo, e chi meglio di voi può dirlo, un'azienda che è arrivata a toccare la terza generazione, ovvero con tanta passione, costanza e voglia di andare avanti. E bisogna sempre stare al passo con i tempi e rispondere, anzi, in anticipo alle richieste del mercato. Io ringrazio tutti e tre di essere stati qua con noi questa sera, di aver portato quest'area di passione familiare che si è sentita veramente tanto. E ricordo che qui con noi questa sera c'è stata la signora Marina Bolla, responsabile del reparto confezione. Grazie. Grazie a lei. E la signora Daniela De Paoli, amministratrice dell'azienda. Grazie anche lei. E il signor Davide Bolla, responsabile progettazione e produzione dell'azienda Carton Graph. Grazie mille ad entrambi. E noi non ci spostiamo, continuiamo ad ascoltare i nostri ospiti, perché come potete vedere passione e costanza e tante news non mancano mai qui a Caffè 900.